La Basilica della Natività di Betlemme è in silenzio, tesa ad ascoltare questa giovane orchestra palestinese. È la prima volta che la Youth Palestine Orchestra si è esibita nel Concerto per la Vita e per la Pace, un evento giunto alla sua 11ª edizione e affidato alla guida di Michele Cantoni. E quest'anno, spiega, non capita per caso. Quest'anno, diciamo, noi come Conservatorio Nazionale Palestinese abbiamo accettato l'invito dell'Associazione Vita e Pace a partecipare noi, anziché un'orchestra europea quest'anno, al concerto di Natale nella Chiesa della Natività di Betlemme, semplicemente perché il messaggio quest'anno è veramente un messaggio particolare legato alla richiesta di riconoscimento all'ONU della Palestina come Stato e in particolare il riconoscimento già avvenuto, proprio una settimana fa è stata innalzata la bandiera palestinese all'UNESCO. L'orchestra ha incantato la platea per 2 ore di concerto in un programma variegato e originale. Si parte con dei pezzi di Bizet, Mozart, Beethoven, fino ad arrivare ai canti della tradizione palestinese e ai classici natalizi. Per introdurre la comunità cristiana di Betlemme e non solo all'evento avvenuto e celebrato proprio in quella basilica. Il mio sentimento è molto particolare. L'orchestra partecipa al lavoro spirituale che viene fatto in chiesa. Questo porta un messaggio al mondo, che noi palestinesi abbiamo il diritto di vivere nonostante le persecuzioni e le difficoltà che stiamo attraversando. Il nostro popolo ha delle risorse per svilupparsi e tramite la musica e l'arte può penetrare il muro e arrivare a tutto il mondo dicendo che noi abbiamo delle possibilità. Il concerto è trasmesso in diretta televisiva su Rai 3 il giorno di Natale e per la prima volta è stato eseguito nei territori palestinesi. Ed è un segnale importante, ha detto Rino Maenza, il segretario generale dell'Associazione Vita e Pace, anche per dare al mondo un messaggio di speranza da Betlemme che molto spesso non trova posto nelle cronache nazionali. Noi veniamo qui a Natale perché abbiamo concordato allora con il sindaco di Betlemme di allora, Nannasser, che venne in Italia, e una serie di sindaci italiani e una serie di amministratori delle regioni, delle province italiane, di portare il giorno di Natale nel mondo un'immagine bella di Betlemme attraverso la musica, dalla Chiesa dell'Attività, che raccoglie, come dire, la testimonianza della grotta e da questa meravigliosa area del mondo, il giorno di Natale, viva Dio, da Betlemme con l'orchestra di palestinese, con la partecipazione diretta dei cittadini di Betlemme a tutto il mondo. Buon Natale, buona pace e buona fortuna per tutti.